Senatore Buttiglione, ma allora questo discorso dell'Election Day è un po' di fumo negli occhi. In realtà il vero nodo è quello della riforma elettorale, che a questo punto potrebbe passare o no? Alla luce, come dire, se guardiamo la fotografia ad oggi, se ci fermiamo, se guardiamo la scacchiera ad oggi. La riforma elettorale si deve fare, non possiamo andare alle elezioni con la legge vecchia, anche perché la Corte Costituzionale ci ha detto che un premio di maggioranza illimitato come quello che si profila non è costituzionalmente accettabile. Non è possibile che chi ha il 35% dei voti abbia il 60% dei seggi in Parlamento. Quindi la legge elettorale si deve fare. Bisogna anche portare a termine i provvedimenti economici, quella che una volta si chiamava la finanziaria, dove bisogna notare che il governo ha indicato i saldi da raggiungere, i soldi che bisognava risparmiare, oppure i soldi che erano a disposizione per portare dei miglioramenti, ma è il Parlamento che l'ha fatta, e l'ha fatta lavorando tutti assieme. Allora l'unità degli italiani per fare le cose è possibile se si mettono da parte gli ideologismi e si guarda al bene concreto del Paese, che è il nostro progetto politico. Quindi bisogna fare i provvedimenti economici, bisogna fare la legge elettorale, e possibilmente bisogna fare le elezioni in una data sola, perché non tanto per i costi, perché sì, siamo attenti al centesimo, ma c'è una questione che è ancora più importante. Possiamo permettere al Paese di fare 5-6 mesi di campagna elettorale in cui il buonsenso, la capacità di dialogo che si è espressa adesso tra le forze politiche PDL, PD, noi, che insieme abbiamo fatto questi provvedimenti economici con soddisfazione alla fine di tutti, possiamo permettere che questo patrimonio si disperda in 5 mesi in cui anche artificialmente bisogna insultarsi gli uni con gli altri per contendersi i voti in una campagna elettorale infinita? Si faccia una campagna elettorale sola e in questo modo si preservano anche le condizioni migliori perché il Parlamento possa funzionare, quello futuro, e perché il popolo italiano possa affrontare le sfide pericolosissime che ha davanti. Buttiglione, portare... Aspetti, prego. Su questo però c'è una cosa, la prerogativa di fissare la data delle elezioni è del Capo dello Stato. Ecco. Io ho totale fiducia nella saggezza del Capo dello Stato. Quindi unificare le elezioni, portare le regionali ad aprile o le politiche a febbraio? Fermo restando che decide il Presidente della Repubblica. La differenza è piccola. Se riuscissimo con un gesto di orgoglio a chiudere tutto, i due dossier, provvedimenti economici e legge elettorale, entro febbraio, si potrebbe votare a febbraio. Se no, si voti ad aprile, però una volta sola. Meglio a febbraio perché? Perché un po' in campagna elettorale siamo comunque. La campagna elettorale è già iniziata. Allora, chiudiamo a febbraio, votiamo e affrontiamo il futuro. Buttiglione, ci vuole sempre la politica per dare ragionevolezza ai numeri? 20 secondi la risposta, perché abbiamo il giornale radio che incombe su di noi. Prego. Ci vuole la politica, ma è stata una vittoria del governo, in questo non sono d'accordo con l'amico Brunetta, è il governo che ha saputo guidare il rapporto col Parlamento, dare i saldi, valorizzare la funzione del Parlamento. Allora si può lavorare assieme. L'idea che non si può fare in Italia un lavoro comune del PDL e del PD è sbagliata.